Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale di YouTube. Io sono Cristian e sono qui in compagnia di Lucio. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, oggi non stiamo qui a presentarvi un telefono, lo vedete, a meno di non scambiarlo per uno smartphone, ma non lo è. Questa è la nuova PlayStation Viva, quindi... Viva Inter! Sì, viva Napoli! PlayStation Vita, la nuova console portatile di Sony. Sì, esatto. Questa è la versione commercializzata da Vodafone, diciamo perché ce ne sono due versioni. Lo diciamo perché ce l'ha mandata, quindi ringraziamo anche Vodafone. Esatto, che ce l'ha mandata, sono stati molto gentili. E questa è la versione che ha il modem 3G integrato, quindi c'è la possibilità di ospitare qua una scheda SIM di qualsiasi operatore. Vodafone ma anche altri, esatto. E per poter poi utilizzarla per collegarsi. Diciamo il costo, costa 299 questa versione, mentre quella priva di connettività 3G, ma solo wifi, costa 249. Esatto. Ecco, Vodafone ce l'ha mandata perché? Perché noi siamo simpatici. Siamo simpatici e facciamo le recensioni dei giochi. Ecco, quindi esatto, cominciamo appunto una nuova rubrica di recensione dei giochi PS Vita. Esatto, oggi tra l'altro siamo qui con un gioco di tennis. Sì, Virtua Tennis 4. Facciamo vedere, allora, i giochi sono disponibili su cartuccia che si inserisce... Qui sei sicuro? Sì, sono sicuro. E per poterli utilizzare però è fondamentale avere anche la memory card, la scheda di memoria proprietaria di Sony. Noi va bene, abbiamo una da 16 giga, si inserisce qui. Il gioco appunto è Virtua Tennis 4 World Edition Tour, sì? Di Siga. Siga. Ecco, intanto cominciamo col dire che questo Virtua Tennis 4 non è una mera conversione, diciamo, di un titolo per console su piattaforma portatile, ma è un gioco che è stato realizzato e pensato proprio per la PlayStation Vita. Lo vedremo perché ne sfrutta appieno tutte le potenzialità. Sì, esatto. Quindi, vabbè, questa è la schermata principale, c'è la possibilità del tour mondiale che sarebbe la carriera. Esatto, facciamo vedere tutte le varie modalità. Poi l'arcade, che vabbè, sono sfide in singolo, sì. Esatto, anche in doppio, l'esibizione che poi dopo è quella che useremo per far vedere il gioco, l'allenamento per far pratica con i comandi, i minigiochi che sono una serie di minigiochi che poi troviamo anche nella modalità carriera. Sono quelli classici, se avete un po' di dimestichezza con la serie di Virtua Tennis, sì. Cioè il classico colpire i bersagli della nave piuttosto, sì, che fare rompere i piatti con la... Sì, vabbè. Ok. Poi c'è questa che invece vogliamo cominciare da questa. Lo facciamo vedere dopo. Facciamo la spiegazione. Queste sono appunto le versioni, le applicazioni virtuali dette. Sì. Poi c'è il network per giocare online con... Sì, prima abbiamo giocato, tra l'altro molto semplice, ci si connette abbastanza velocemente, si trovano avversari con facilità e si perde con altrettanta facilità. Esatto. Devo dire... Però abbiamo preso un paio di belle ripassate. Teoricamente si può anche vincere, adesso non è il nostro caso però... Poi vabbè, le opzioni qui per personalizzare il personaggio, si vincono dei cappellini, delle magliette, qui si possono modificare. Allora partiamo con l'esibizione, che abbiamo già parlato troppo, il gioco ancora non l'abbiamo vista. Partita singola, cominciamo, ecco. Ecco, come si gioca? Diciamo che i comandi che si sfruttano sono lo stick, ma volendo anche la croce direzionale, eccetera, e i classici tasti PlayStation. Qua, ecco, vuoi parlare del database di giocatori? Sì, diciamo che ci sono i giocatori mondiali più importanti, sia in campo maschile che in quello femminile, più una serie di giocatori di tennis del passato, grandi campioni, che sono alcuni sono già liberi. C'è Becker, ecco. Edberg. Io gioco sempre con le ragazze. Io con Becker, Boris Sgail. Puoi scegliere anche la posizione, cioè se giocare nella parte bassa o nella parte alta del teleschermo. Mamma mia, ecco, questa diciamo è la fase introduttiva, una breve presentazione che comunque mette in mostra l'eccellente motore grafico eccellente. Ecco, allora, mentre io gioco, che come sai è una cosa che mi riesce bene ma poi a parlare non riesco, tu va poi... bene, io cercherò di fare un minimo di telecronaca. Allora, intanto parliamo dei comandi. Adesso abbiamo detto si può giocare con la levetta e con i vari tasti, ma volendo è anche possibile utilizzare i comandi touch. Ecco, tipo come sto facendo Sta facendo Lucio adesso, praticamente ti muove il dito sullo schermo e indirizza la pallina. Questa è un'altra possibilità, per esempio, di modalità di gioco. Non so se
è la migliore, non so. No, ma io, sai, essendo di una vecchia generazione, preferisco ancora con i tasti. Intanto gli ho fatto una schiacciatina. Così, ci sono i replay, dal punto di vista grafico è veramente l'eccellenza assoluta. Sì, sì, guardate i movimenti dei giocatori, le animazioni sono bellissime. E anche poi vabbè, i dettagli, certo, un campo da tennis non è che c'è tanto da... Sì, però sono molto vari, chiaramente ci sono tutte le superfici, quindi la terra battuta, il sintetico, l'erba. Ci sono tutti i tornei ufficiali, anche più importanti. Esatto, quindi... e i vari campi, cioè inizierete scontrandovi all'interno di piccoli club tennistici per poi giocare invece nei grandi stadi, quindi Wimbledon, Roland Garros... E compagnia bella. Sì, vabbè. Vabbè, questo più o meno per far vedere. Per farvi adesso... vedere. Chiaramente si possono fare tutti i colpi tradizionali, quindi la palla corta, dritto, la rovescio, pallonetti, anche così dritto rovescio. Anche dritto rovescio. Pensa, anche dritto rovescio. Pensa, chi l'avrebbe mai detto? Perfetto. Ecco. Va bene. Vogliamo far vedere le applicazioni sviluppate, sì, ad hoc che sono molto piaciute. Allora, questa. Questa è una specie di minigioco. Una serie di minigiochi nel quale colpire. L'unica cosa particolare è che mentre giocate, quindi vi muovete con lo stick analogico, eccetera, potete anche muovere la console per muovere, per esempio, la nave. Per orientare i bersagli, eccetera. Okay. Vabbè, non questa, è un perché. La fotocamera virtuale è la mia preferita. Perché puoi fare le foto. Potete fare le foto insieme ai personaggi del circuito tennistico. Ecco. Poi invece ci sono queste due versioni. Cominciamo da quella soggettiva. Partita virtuale. Partita virtuale in soggettiva. Sì. Questo praticamente vi dà la possibilità di giocare a tennis in prima persona, come fosse uno sparatutto. Quindi, si sparano palline in faccia all'avversario. Esatto. Se ha un primo... così, sulle prime può sembrare strano e difficilissimo, ecco, in realtà pigliando un po' di dimestichezza, ecco, vedi, è proprio in prima persona, tac. Vedi? Ecco qua. Ecco, la cosa importante è che si può muovere la visuale. Sì, così, ci si guarda muovendo intorno. Muovendo la console, certo, vedete? Ci si guarda intorno. Bisogna fare un po' di pratica, naturalmente. Questo perché però... ricorda proprio quelle che erano gli albori della realtà virtuale degli anni 80, no? In cui tu muovevi lo schermo e automaticamente muovevi l'inquadratura. Però, vedete, insomma, dopo un po' di pratica si riesce a... Cioè, si riesce a giocare... Perlomeno a tirarla di là. Sì. E anche a fare dei punti, come io in questo caso. Va bene. Beh, è molto particolare. Facciamo vedere l'altra. Questa è molto carina, però quella che è più divertente, ci abbiamo giocato tutto ieri pomeriggio. Non abbiamo fatto altro che giocare a questa cosa. Allora, la vediamo. È la possibilità di giocare in due sulla stessa console. Sì, con una visuale a volo d'uccello. A volo d'uccello, esatto. E utilizzando il touch, quindi niente comandi. Adesso non so se riusciamo a farla vedere giocando tutte e due. Com'è? Sì, sì, sì. Ecco, in pratica ci si mette uno da una parte, uno da... mettila giù. La metto giù? Prova a vedere. Aspetta che provo. Gli diamo un'inquadraturina. Ecco, uno ci si mette ai due lati della console. Vai piano però. Scusa, non avevo capito che dovevo lasciarti. Mi hai tirato una schicchera. E voilà. Ecco. Vedete? Mamma mia. Vabbè, sono fortissimo. Avete capito perché gioco io e non gioco Comunque Christian. È veramente divertente. Adesso scusate, dobbiamo giocare. Ci vediamo una pausa, ci vediamo dopo. No, vabbè, andiamo avanti. Questo è per dire, se siete con un amico è una modalità davvero divertente. Se non volete appunto collegarvi online così. E noi ieri veramente ci siamo divertiti tanto, ho quasi sempre vinto io. È giusto? No, non è vero. Ma che brutta persona che sei. Ecco. Immagina. Puoi. Ecco. Questo è quanto, voglio dire. Cosa dobbiamo far vedere? Adesso, mentre ripartiamo con l'esibizione, così facciamo vedere ancora un po' le fasi di gioco e gli amici a casa si possono fare un'idea della bontà del prodotto, volevamo tirare un po' le fila. Tiriamo un po' le somme. Allora, prima ragionando un po' su questo titolo, ci siamo veramente chiesti ma qual è il punto debole di questo Virtua Tennis 4, e abbiamo fatto veramente fatica a trovare qualche difetto, perché graficamente è impeccabile, ha una serie di modalità praticamente infinita, dal World Tour, l'esibizione, l'arcade, tutte le modalità virtuali, la possibilità di andare online, di personalizzare, adesso non abbiamo tempo di far vedere tantissime cose, però si può fare la foto alla propria faccia, esatto, sfruttando la fotocamera, e poi dopo viene adattata e appiccicata al vostro personaggio
personaggio che viene utilizzato per il tour. Esatto. E quindi esatto. Ieri è venuto uno molto bello, molto somigliante a me. Certo. E quindi in effetti i difetti possono essere che è un gioco anche, di tennis. Anche la giocabilità, voglio dire, comunque una volta presa confidenza con la meccanica di gioco è semplice, ma allo stesso tempo comunque sfidante come tipo di esperienza. Quindi vabbè, è un gioco di tennis, se il tennis non vi piace. Certo, se vi piace il cricket forse non è il caso. Non è che, non però in realtà se amate questo sport è veramente molto molto bello, fatto molto bene e punti deboli, ecco, forse la modalità carriera con i mini giochi a volte un po' sì, pesante, si poteva perché forse trovare qualche cosa di meglio, ma del resto fa parte proprio integrante del è molto simile a quella per console, diciamo, l'hanno voluta mantenere. Può piacere o non piacere, comunque però beh, in alternativa ci sono tante altre modalità, e poi con l'online giocare con altri avversari umani comunque è sempre molto bello e divertente, perciò da questo punto di vista i 39,99 euro che è il prezzo necessario sono ben spesi. Certo, sono una cifra non indifferente, però qui stiamo parlando una cifra indifferente se paragonate i giochi per telefonino, esatto, certo, per però questo è un altro. Non è assolutamente paragonabile per numero di opzioni, per qualità di programmazione. Cioè, diciamo, questo è un gioco a tutto tondo. E quindi diciamo che sono comunque. Ma sì, va bene, ma tu non ti soffermare su certi dettagli. E quindi diciamo che il rapporto qualità-prezzo è buono. Adesso io direi che abbiamo parlato partita abbastanza. Sì, guarda, abbiamo anche chiudiamo fatto con questo bel punto che ho fatto. Ecco, chiudiamo volendo dare anche un voto, cioè vogliamo, va bene, ma da 0 a 10 o da 0 a 100? Da 0 a 10. Da 0 a 10. Da 0 a 10 io direi che questo Virtua Tennis 4 si merita un bel 9. Un bel 9. Ma proprio pieno. Sì, davvero, sì. E quindi vabbè, se siete d'accordo con noi, bene, se non siete d'accordo va bene lo stesso. No, il voto lo diamo lo stesso, però insomma, potete dircelo. Un ringraziamento a Halifax che ci ha mandato il gioco. E niente, l'appuntamento alle prossime recensioni con la PS Vita. Ecco, come facevamo per l'Xperia Play, se avete qualche gioco in particolare che volete sia recensito da noi, non vi rimane che chiedercelo. Dai, è il modo più semplice. Sì, no? Infatti. E noi cercheremo appunto di soddisfare le vostre richieste. Va bene. Va bene, da Christian e Luce è tutto, un saluto e alla prossima. Alla prossima.